saluta la Madonna e tutte quelle. Però non c'è. Ragazzi, siamo tornati, ce l'abbiamo fatta, vai! Oh, ci siamo, anche su Twitch, ci siamo! Oh, vai, finalmente, finalmente. Perfetto. È stato un parto, è stato un parto, signori. Sì. È stato un parto, meno male. Ma sempre sul palco, direi. Meno male, grande c'è anche la voce di Matt, ragazzi. Ora, buonasera a tutti. Siamo tornati finalmente, chiedo scusa, chiedo venia per problemi tecnici, ma grazie ai nostri mezzi potenti sì, pum, ce l'abbiamo fatta signori, oh vai. Quindi, dai. Ci siamo? Che facciamo? Possiamo partire ragazzuoli? Partiamo subito. Premiere parte 2, Premiere parte 2 signori. Speriamo che ci siano, che ci sia lo stesso seguito di prima. Il gioco adesso funziona, meno male, meno male. Dai, allora, dai tutta. Fate spam innanzitutto, fate spam nelle chat in generale e cose. Che ci siamo, siamo tornati. Sì, guarda. Sì, sì, così sì, sì. Pagliaccio. Esatto. E ci siamo ragazzi, partiamo con il gioco direi. E con le impostazioni anche, signor Brudino. Sì. Molto bene. Allora, quindi opzioni. Vediamo. Qualsiasi domanda sul progetto Social Party, qualsiasi fatela in chat che rispondo immediatamente. Video sound option, graphic brightness, sì, qui metti esatto il caption on. Guarda un po' sulle opzioni avanzate se c'è qualcosa. Allora, quindi risoluzione 1280x960. Sì, innanzitutto. Allora, ti dico, c'è una certa un problema. Sì. Con non so se hai visto l'opzione Water and Ninja Effect. Quando l'ho giocato io era un po' buggatino. Ok, okay? Quindi per ora lascialo ad on. Quando però arriviamo al momento, se vediamo che poi ti dirò, insomma, se ti lagga un po', lo togliamo. Non è per niente un problema. Per nulla. Comunque, hai già partito un video strano. È già partito? Sì, sì, infatti, guardalo, guardalo. Io ora da Discord non sento l'audio, però vabbè, poco cambia. Mettiti sul computer, scusa, non ti puoi mettere sul computer l'audio di Twitch, eh? Sì, sì, però visto mi rientra tu, il mio audio, te, non ti preoccupare, te, guarda e segui bene, perché già da qui è molto importante, in Alaska's Fox Archipelago. Was attacked and captured by Next Generation Special Forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. Guarda come è fatto, super pixelato. Two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson. And the president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the T-1000
terrorists have the ability to make a nuclear strike. And stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around? There are six members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, a beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same code name as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment, OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Bello. Ok. Bello. Allora, di base, allora, hai capito quali sono gli obiettivi. Sì. Sono due obiettivi, ok? Sì. Semplici. Devi recuperare un certo, da un certo chief, un certo responsabile di questa associazione che è la DARPA, e il presidente di questa associazione si chiama Armtech. Okay. Rispettivamente Donald Anderson e Kenneth Baker. Okay. E investigare se effettivamente i terroristi hanno la possibilità, hanno il modo di lanciare un attacco terroristico. E okay, se possono farlo, fermarli. Ok. Allora, Metal Gear si basa molto su una frase che mi ha detto tra l'altro Luca, e ci ha seguito da poco, che è no pressure. Cioè, te, come singola persona, devi praticamente salvare il mondo da solo. Ah, no pressure proprio, zero pressure. No pressure. Ok. Easy, no? Che chiamo New Game? Ah, ma senti, te, aspetta, immagino fammi, che allora, fammi una cosa prima. Io immagino che te conosci benissimo quello che stai vedendo adesso, tutti i settaggi. Sì. Mi dici, sì, allora, io sono un giocatore di Call of Duty, ok? Quindi sì, fammi esattamente, spiegami quindi first person view, a cosa mi serve? Perché il gioco allora è in visuale, è in terza persona. Quindi è perché, okay, con telecamere fisse. Ok? Sì. Sei? Sì. Telecamera fissa, quindi ci sono delle impostazioni in cui a seconda di dove ti muovi, la telecamera si muove di conseguenza seguendoti, ok? Okay. Però ci sono alcune parti dove hai bisogno di guardare in prima persona. La prima persona, se non mi ricordo male, ora i tasti non me li ricordo troppo bene, dovrebbe essere... Sì, sì, Downs, non stiamo grazie guardando minimamente, grazie a tutti. cioè, allora, mi pare che è con triangolo la prima persona. Ok, però, bam. Consiglio personale, inizia col gioco e poi dopo ti studi tanto, tanto c'hai il tempo per guardarli, provarli, e io comunque da lì ti so aiutare sicuramente molto meglio, ok? E allora, c'è un piccolo problema, sì, che questa cosa viene fuori, te la devo dire prima, okay, praticamente al tempo della PlayStation 1 i controller, cioè i tasti quadrato, X, cerchio, sì, e sì, erano diversi, chiaramente c'era tutto un... avevano la doppia pressione, un discorso digitale di gioco, certo, esatto, avevano il doppio feedback, quindi se te premevi piano faceva una cosa, se premevi forte ne faceva un'altra. Piano rocco, questo tra l'altro, i controller moderni non c'è più piano rocco, okay, che è grande, quindi hanno dovuto reinventarsela un po' questa cosa qua. Niente di impossibile, però ci devi un po' prendere la mano, però insomma, okay, non è un grosso problema. Weapon che cos'è? Io parliamo una di... cosa che ti chiedo io di fare. Un attimo, ma weapon parliamo di sparare con la weapon o di cambiare l'arma?
No, sparare con la weapon. Quindi noi penso che spareremo con R2. No. Con quadrato? Sì. Quindi sì. Weapon. Ed è smash, cioè devi tu e spari. Ok. No, non voglio il mouse. No, lo so, tra quello. Fai gli restore default. Allora. È contenta in meno. Vorrei mettere il quadrato, ma... ma dagli restore default, perché guarda, la gestione dei comandi su questo porting è fatta un po' così. Ah sì, dagli ma è anche il primo, quindi immagino... Esatto, capito. Cioè... Vedi guarda che... lì, guarda lì. Quindi restore default, molto bene. Quindi senti, questo dovrebbe essere già default, dovrebbe essere in teoria, quindi quello corretto. Ti dà, vanno già bene. Okay. Ti chiedo però di farmi una cosa a me. Se hai modo di streamarmi su Discord, invece è la finestra, proprio lo schermo, proprio Metal Gear, se hai modo. No, perché se poi faccio contro Swift mi va su... me lo riduce icona e non me lo trova. Capito? Posso provare. Okay. Va bene. No, perché vorrei fatto sentire l'audio, cioè non mi dispiace non fatto sentire. Quindi ci provo, guarda. Change Windows, se io vado su applicazioni non mi dà niente. Niente. Non te lo dà. No. E va bene, niente, non importa. Importa, più che altro l'audio te lo fa sentire anch'io, amore, cazzarola. Va bene, ma non è un problema, non ti preoccupare. Tanto c'è un po' una... Alla fine l'audio ho bisogno di sentirlo durante le cutscene, alto il volume di Twitch e... Vabbè. Sì, tanto comunque sia non parlo, cerco di parlare poco, te alza il volume di Twitch, ciao. Vai libero. Allora, nuova partita. Avanti, ragazzi. Come si fa a iniziare? Vai. Un gioco di merda. Normale. Metti normal, sì. Non come me. Un po' incazzato. Se all'inizio non capirai, è normalissimo. È normalissimo non capire. Quando lo sentono a me, no? I know it. I'm going to swap down a couple of bothersome flies. Grazie per il follow, Rocco. La mia ragazza. Che qualità. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. E ora questa è una delle parti più importanti di Metal Gear, che sono le chiamate codec. Ok? I'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Okay. Cazzo, ma dove si vede? Benvenuto in Metal Gear. Allora, quindi mi posso spostare. Però un po' di tasti. Allora. Esatto, con X ti puoi abbattare. Questo che cos'è? Che cos'è questo? Questo è per prendere il nemico. Ah, quindi questo mi abbasso. Ah, adesso c'ho solo i cazzotti. Sì, esatto. Ah, questa è la video. Però, aspetta, non sono troppo sicuro. Allora. Ah, bello. Come funziona la ruota delle armi. Che bello. Allora. Cazzo. Se te tieni premuto R2. Ok, premi select. Queste sono le chiamate codec. Select. Ma dobbiamo usare, ma non me lo prende. Ah, non gli garba? Ah. Prova. Tutti i tasti sul comando. Allora. Vai. No item. Mentre scope non ci interessa. Perché, scope. Allora, nella parte sinistra dello schermo sono gli oggetti.
quindi le razioni che usi per curarti, piuttosto che il binocolo, cose del genere, ok? Nella parte destra con R2 invece hai le armi, ok? Ma è bellissimo tutto, comunque. È veramente bello. Dicevi, scusami? Se tieni premuto R2, sì, che non me lo dà, no, non dà nulla. Oh, esatto. Devi nel lui destra, cazzo. In alto a destra vedi che c'hai quello che è un radar, che è chiamato il Soliton Radar. Ok? Ok. Che ti indica praticamente il raggio in cui i nemici riescono a vedere. Certo. E mi pare strano che non ti abbia configurato bene i tasti. Allora, fai una cosa, premi start, vai su controller options. Allora, segui me. Allora, se la prima persona te la sta mettendo bene. Sì, col triangolo, quindi button, okay. 3. Il... No, aspetta, con la prima persona se la dovrebbe fare con, sì, col triangolo, quindi ok. Sì. Action dovrebbe essere tondo. Quindi andiamo a vedere button 2. Ascolta me. Premi invio con la tastiera e poi premi tondo. Sì, è un po' criptica come cosa. Aspetta. Ok. Aspetta. Che sono vista... Ta e tondo. Vai, perfetto. Ok. Crawl, quello sotto. Sì. Uguale, invio e premi X. Come X? Proprio X, questo X? La X sul joystick. Però weapon era X. Ok, allora weapon mettilo a quadrato. Sì, perché questo porting, okay, è facciamo fatto una prova adesso. Facciamo una prova adesso. Io prima ti farei configurare tutto. Vedi, questo è un weapon, vai, questo ok, perfetto. Prima persona, okay, perfetto. Vai. Perfetto. Allora, vai, fai il premi start e ti faccio configurare anche gli altri almeno. Vai, quindi switch items. Switch item. Premi dovrebbe essere L2, mi pare. Eccolo qua. Inventory items. Ok. L1. Sì. Switch weapon. Ah no, te l'ho fatti mettere al contrario, scusami. Tranquillo. Switch item L1. Sì. Inventory items L2. Ok. Switch weapon R1. Inventory weapon R2. Ok. Select radio, vabbè. Metto select. Button 6. Ok, e questi move vanno bene così. Perfetto. Apply. Facciamo una prova. Quindi, eccolo qua. Perfetto. Ora ti faccio vedere a cosa serve. No item. Allora aspetta, se te tieni premuto R2, cosa fa? Oh. Ok, qui tanto è andata avanti, perché dovevi aspettare l'ascensore. Se tieni premuto R2, sì, cosa fa? No, items, vedi? Ok, perfetto. No, va bene. L2 invece? L2. No, questo è L2, guarda. Lui è L2. Ah ok, allora vanno invertiti. Non so perché facciamo così. Non so se hai visto che ha la guardia. Perfetto. Ha una guardia si è allertata. Il radar è diventato rosso. Ok. Perché è camminato sull'acqua. L'acqua è più umore. È giusto. Quindi devi stare attento a tutte queste piccole cose, ok? Ma lei bel sorrisino che c'ha. È che te sei sotto copertura. E qua ti fanno vedere veramente in faccia l'eroe di Metal Gear. Che? Eccolo là. Ai miei occhi. Solid Snake. Solid Snake. Ma quindi quella è una maschera, mi sembra aver visto, no? Molto criptata. Aveva la maschera da sub perché sei arrivato. No, adesso qua. Mi sembra ora una pixelata, era una mascherona. No, era. Che presentazione del gioco, ragazzi, che presentazione, mamma mia. Incredibile. Che presentazione. Incredibile. Grazie per il follow, Eagle Nera. Grazie, Eagle. Grazie.
niente, ora tra l'altro qua per pinciare i gatti perché vabbè è imbarazzante la gestione dell'inventario. No, ma uso quell'altro tasto, uso tranquillo, uso quell'altro. Ma dopo un po' sposta il cervello, eh. È bello perché R2 ti muove quello di destra e L2 quello di sinistra. Capito? Ok. Ok, chiamato Holic. Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? Two F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Ma basta che non dici parolacce, mio caro Ghirigoro. Vabbè, fai il bravo pampino. Con che faccia lo rifaccio dire le... R&D. Colonel. What's a Russian gunship doing here? Ma te riesci a sbannare un piano TV? Grazie per il follow. Allora, anzi, è quello che abbiamo un altro fan di Metal Gear. Grande. Fitti. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly behind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. Grazie mille. Ci scusiamo. As well as your solo chat per i problemi, adesso cerchiamo contact di risolverli. Grazie per il follow, veramente. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so bitch cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Ma smetti di baccagliare, c'è da uccidere persone. I can't believe I'm being hit on by the famous solid snake. Proprio uguale a me, oddio maiale. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Dai, ma si scopa dopo, per favore. Guarda, è molto prolisso, Metal Gear, come gioco. Let me explain about your soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar. So contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. Yes, it's a dedicated frequency for saving data. No, don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. Oh. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach.
thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. Hey. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. Non più vicino. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Per esempio, però fidati che ti serve. Perché ti serve. Allora, quindi mi stavi dicendo di fare i tasti. Sì, allora, esatto. Quindi era switch item e... no. Qual era? Inventory items e inventory era, weapon. Devi invertire inventory e switch weapon. Inventory e items. Quindi devi invertire. Up. Sick. Vai, a posto. Possiamo tornare al gioco. Allora, okay. Quindi per quelli che non hanno capito, ragazzi, in inglese, aspetta, praticamente adesso siamo un soldato solid, si chiama Snake. E Solid Snake, quindi siamo adesso in Alaska e dobbiamo innanzitutto la missione principale non l'ho, cioè non penso, o non l'ho capita io o ancora non lo sappiamo, cioè noi dobbiamo uccidere un terrorista. Abbiamo due missioni. Sì. Ok. Recuperare questi due membri, uno della DARPA e uno della Armstech, rispettivamente Donald Anderson e, ti dico il nome perché non me lo ricordo a memoria, e Kenneth Baker, e investigare se questi terroristi che hanno fatto questo ultimatum, se possono effettivamente lanciare un attacco nucleare, dobbiamo scoprire se possono farlo, e se possono farlo, fermarli. Ok, quindi siamo un'altra volta a salvare il mondo. Esattamente. Ok, quindi adesso noi dobbiamo cercare di entrare dove ci ha fatto allora, vedere aspetta. Lui. Vedi, adesso con la visuale delle due. Ok, se ora se te muovi con l'analogo, con le freccette, sì, mentre tieni premuto alle due, scope. ti mette diversi oggetti. Senti là, okay. Le sigarette cosa mi servono a fare? Per fumarsi un cicchino? Adesso niente, adesso ti tolgono vita giustamente le sigarette, giustamente. Quindi ora non ti servono, quindi togliele pure. Quindi come si fa a aumentare... eccolo. Quindi lì c'è una guardia innanzitutto. Noi adesso dovremmo andare qua, quello che ci faceva vedere prima. Hai diversi modi per entrare. Puoi entrare dalla porta principale oppure da A me onestamente mi garbava quella lì in fondo. Ah, però si sente doppio. È colpa mia. Devo mutare su Discord. Ok. Parla? Ma non ti sento più, se ti muto la Discord non ti sento più però. Mi sa che non, perché non devi acquisire l'audio del computer ma solo quello di Metal Gear. Ok, quindi allora faccio da... parla? Ah, senti? Bronzatissima. Allora, proprietà avanzate. Quindi allora, qui desktop audio, camera, sound alert. Disattivato. Com'è possibile? Allora, piano e doppio, dicono. Strano. Dice inoltre in bar che fai? Lascia fare, con me, lascia fare. Ah, ok. Ciao Dani. Parla? Sente doppio. Sento basso, Dio. Va bene, pace.
Tanto parlerai il giusto, parlerai. Facciamo parlare il gioco. Ci pensiamo la prossima volta. Ti consiglio di controllare bene tutta la zona. Sì, certo. Madonna puttana, una bella becca. Ora che stai in allerta, loro, cioè, te non puoi più usare il radar. Sei. Quindi guarda, io mi preparo già. Guarda, la prima volta già. Guarda, già la prima volta, guarda. Vada lì. Vada lì, eh? Madonna. Che popi popi che sei, guarda, che popi popi. Aspetta, non ti vedo più a te comunque, eh? Come no? Non ti vedo live. Vai, aspetta. Muoviti. Vai, perfetto. I nostri mezzi tecnici. Ok. Hai capito che non puoi andare dentro a cazzo duro, ok? Esatto. Quindi per questo è un gioco molto diverso da COD, dove prendi, entri, fulmini la gente. Qua devi studiare bene cosa fanno le guardie. Quella guardia dorme. E come fare per evitarle? Perché ah, c'è uno spazio. C'è uno spazio centrale, c'ho uno spazio. Vedi, adesso mi si vede uno spazio centrale. Potrei provare a correre. Sicuro? Ma valuta bene, io non ti dico né se è giusto né se è sbagliato. Ti dico, valuta bene. È il tuo gioco, e il bello di questo gioco è che è un gioco uscito nel 99, ma regge ancora benissimo la libertà del poter fare quello che vuoi, no? Cioè, te puoi veramente scegliere da dove entrare. Ed è molto bella questa cosa qua. Sta guardia del 99. Sta guardia quanto. Comunque, raga, ultimi aggiornamenti, cercheremo ora. In live non riusciamo ad intervenire su, diciamo, sui bot, ma sicuramente vi promettiamo che dalla prossima live cerchiamo di risolvere questi problemi. Insomma, ci scusiamo per il disagio in chat. È sicuro di farcela da qui? Sì. Bravo. Ok. Tanto ringraziamo per il follow, draw, low, live. Grazie Crudino, grande DR, grazie per il follow, piccolo caro. Easter egg, piccola perla di questo gioco qua. Sente sull'imbalzo a sinistra nel radar, vedevi un'iconcina gialla, un conino giallo. Allora sì. Non ora, se vai un pochino giù dove eri prima lo vedi. No, ma lo vedo già il cono giallo qua. Quella là praticamente c'è un piccolo easter egg che è poi diventato un meme della community di Metal Gear. Se te entri in quella stanza là, Snake si ferma, guarda e dice Mr. Vane on camera, ed è diventato un po' un meme di Metal Gear. Come faccio a entrare qua però? La guardia dorme. No. Allora, te prova a premere qualche tasto quando sei appoggiato al muro. Ok, capito cosa hai fatto? Aspetta. Come che si faceva? Ah, va. Okay. Hai visto Crudino che mi improvviso sherpa? Lui ora. Moli, t'ha visto. Dio merda, Dio. Ora puoi fare la prova, tra virgolette, del. Come si fa a prendere l'arma? Oh! No. Non si possono prendere le armi, devi trovarle. Hai pensato che possiamo prendere? No, possono prendere le armi. Comunque va benissimo, perché è bella anche questa cosa qua, che cioè stai arrivando lì in un modo che io non ho fatto, io non sono andato da qua, io ho fatto un giro completamente diverso, ok? Ok. Quindi te hai visto che ora hai buttato, ok, al muro, e la guardia è venuta là. Questa cosa qua puoi sfruttarla. Com'è che si faceva a cambiare le sigarette?
con le frecce direzionali. Raga, scusate, dicono che il volume del gioco sia troppo alto in chat, non vi si sente proprio. Ah, dice alto il volume del gioco. Ok, ok. Allora, si fa così. Vai. Dovrebbe essere sistemato, ragazzi. Sì, e Luha ha dato una buona dritta su cui io ci volevo fare un po' arrivare. A surveillance camera? È surveillance camera? C'è la telecamera. La telecamera si vede. Luha dice che per evitare bestemmie, se strippi non fai rumore. Ok? Pensa sempre che però c'è la telecamera, si vede. Torna. Ok. Quindi come si fa? Oh. Guardi bene, guarda bene la mano. Guarda bene il radar in alto a destra. Vedi che c'è. Sì, 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 ho visto tranquillo. Volevo solo vedere un attimo quanto spazio. Oh, lui. Ah, allora, un limite della PlayStation 1 è che, per renderlo un pochino più facile, se i nemici sono un piano sopra di te, di regola non ti vedono, ok? Che sono un po' sopraelevati. Adesso mi chiami? Ok. Bravo. Perfetto. Ok, ora ti sei perso la chiamata codec, però, niente, ecco, lui ha detto di smettere di darti consigli ora. Ora, dopo questo consiglio, che se strisci non fai rumore, il resto è in mano tua per la serata. Ma ha fatto benissimo sto gioco, io lo amo comunque. Molto bello. Adesso mi chiami, che cazzo vuoi? This is McDonald Miller. Che cazzo vuoi? Questo è molto importante. What are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry, they can't hurt you. Wild field mice don't have a thick layer of fat, but they can still survive the bitter winters here without hibernating. They dig tunnels under the snow, and that's where they stay warm. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's a dark side too. Sometimes the males will kill and eat offspring that's not their own. To ensure the survival of their own genes, right? Yeah, pretty brilliant program, huh? If there are mice, grande that act. Means there must be an exit somewhere. Follow the mice. Thank you. Ok, hai sentito cosa ha detto? Allora, facciamo una cosa. Premi select. Allora, questo Wild Codec, mi pare che te lo spieghino, però non è uno spoiler, insomma, te l'hanno vagamente già spiegato. Praticamente te sei iniettato con delle sì, cose chiamate sì, nanomacchine. Sì, esatto. Che poi scoprirai cosa sono. Praticamente una di queste cose qua è che ti permettono questo tipo di comunicazione che è giustificata come una comunicazione neurale, ok? Di base è come se tu stessi parlando telepaticamente sì, certo. con le persone. Quindi quando te, se ci fai caso, se guardi la mia webcam, Snake prima per far partire la chiamata ha fatto questo, ha premuto qua, ok? Questo va avvia la comunicazione codec. Praticamente l'idea è che se te sei nel mezzo a una boss fight, faccio per dire, fai una chiamata codec, in realtà non è che Snake ferma e si mette così. In realtà è tipo una cosa, è fatta di gameplay come una cosa mentale, neurale, ok? Ok. Cammina poi ti spiego. No, ti ascolto. Sì, no, ma è qua. Vai, non ti preoccupare. Ok. Se premi ancora select e premi giù, la freccia giù, oh. Queste sono frequenze che già stai. Okay. Healing è la frequenza che usi per salvare, sostanzialmente.
Quindi io il consiglio che ti do io è il consiglio che ti do io, che è come aspetta, sarebbe tra virgolette, and we can't analyze the topographic data. Try to hang on until you get to a more open space, okay? Don't give up, Snake. Ok. E come mi sarebbe piaciuto giocarlo a me, tra molte fila di virgolette, praticamente quando sei a un punto morto, a un punto in cui dici io non so che cazzo fare, piuttosto che chiedere a me, che nel senso io ti aiuto perché poi magari le so le zone, no? Però chiamando col codec, c'è il colonnello Humbert, che è quello che ti ha dato la missione, Deep Throat mi pare che si chiami, l'altra persona con cui hai parlato prima, e Meling non ti dice un cazzo, però Campbell e l'altra voce che hai nel codec ti aiutano quando sei a un punto morto. Ma buono, dai, quindi andiamo. Quando c'è qualcosa, senti loro, perché comunque anche se senti loro non è facile lo stesso arrivarci ad alcune cose. Thanks, gotta speak English. C'è il coccodrillo, no braccio. Non provo. Perché poi hai sentito cosa ha detto? Sì, follow the mice. Esatto. Considera che è molto user friendly come gioco, nel senso che veramente i nemici si vedono solo nel cono che hanno davanti. Se è stato che sbucato in una zona e io non sarebbe che potesse sbucare da qua. Ora devi capire cosa fare. Ma cosa sono quelle casse là sopra? Non è dove hai un braccio, no, mi dispiace. Dicevi? Cos'è quella? C'è una cassa? Cos'è? Mm-hmm. Aspetta, dove? Non ti girare, no, bravo. Qua c'è una cassa, guarda. In alto. Che cazzo è a destra? Quelli sono oggetti che puoi prendere. Come cazzo faccio ad arrivarci? Perché ti hai preso una strada che io non ho mai preso, sinceramente, quindi sei sbucato in un altro posto. Però c'hai il modo per arrivarci. Se ci fai altro, per alzano sopra. Sì, no, visto. Adesso volevo far passare sto stronzo. Scusate, raga, ci sono sempre problemi di volumi tra di voi. Non so perché. Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Okay. Try to find it. Ti ho alzato a palla adesso, eh? Quindi prova. Aspetto feedback. Sì, vi faccio sapere, vediamo cosa scrivi in chat. Sì. Sì. Bravissimo, bravo. No. Ah. Allora, io volevo andare a vedere a destra, ma mi sa che non c'è. I rossi. Io volevo andare a vedere se riesco a prendere la cassa. Ah, poi c'è il cargo mi ha detto. Se io però vado sotto la telecamera non mi vede. No, esatto. Bravo. Però non mi serve un cazzo, non mi serve. Esatto, allora. Guarda, sfruttala la prima persona. Ah, io posso, ok. Perché volevo andare sul carro armato, c'è una cassa per me bellina da prendere. Allora, la telecamera è la cosa fatta meglio del gioco. C'ho il menu di Discord in faccia. Ah, davvero? Ah, allora.
Vabbè, oddio, forse è meglio così, che tanto la faccia da culo che ho, probabilmente è meglio coprirla. Ah, sì. No, te la rimetto, vai, proprio perché tu sei te. Allora, quindi noi possiamo andare. Su, cascemo. Esatto, perché tanto con tuo praticati non ti vedano, no? Non c'è più la cassa? Veramente, ringraziamo tutti, grandissima serata, veramente un punto di polvere. Grazie a tutti di cuore. Stasera stiamo andando alla grande. Eccola! Quindi Chaff Grenade per 3. Allora, che cazzo ho preso? Cosa sono le Chaff? Io non te lo spiego. Sono delle armi, ti dico sono delle armi. Ok. Se te apri il menu delle armi, ti spiega cosa sono. Ok? Ok. Non quello so, ragazzi, che il gallo si sente doppio. È che non riesco a capire. Di solito nelle impostazioni ho sto catturando perché. Sì, ma perché lo sto catturando da Discord. Che quanto è fatto male il porting di GOG. Praticamente non riusciamo a metterlo come sorgente su OBS. Perché si incarta tutto. No, ma in più è stato un casino. Non me lo trova come sorgente. Mi tocca farlo. Cattura la finestra, ragazzi, scusa. Ma loro lo sanno. Zero Live e Obsidian TV lo sanno perché sono stati quelli che sono sopportati la mia prima run su Metal Gear. Quindi. È il gioco che della Play 1, è normale che ci siano problemi tecnici. Allora, io consiglio spassionato che ti do. Gira tutta la mano. Cerca tutto, vai a cazzo duro. Salvo ogni tanto perché sennò sei un cretino e non salvi che ho un culo a tarallo, tu non hai un'idea. Esplora bene tutto perché ci sono tante cose. Ci sono tante cose in giro che ti serviranno, magari ti servono, magari no. Però esplora. Snake, remember what the girl said. The graveyards are full of indispensable men. Cioè Ghirogoro Anale dice si sta lamentando. E il mailing ti dà un botto di proverbi cinesi. Ti dice un botto di proverbi cinesi e te li spiega. Well, both my parents are from Guangdong, China, but I was born and raised in America. I've always liked reading literature from both sides. Kinda keeps me in touch. I'll share some more quotes with you if you like. I'm looking forward to it. But to tell you the truth, I'd like to learn more about you. Well, I'll think about it. Minchia, ma che marpione sono anche nel gioco, ragazzi. Snake è una leggenda, un trombatore. Minchia, sei un trombatore. Guarda bene la mappa, andata a destra. Quella lì è la tua migliore amica. Quella cosa là in alto a destra diventerà la tua migliore amica. La telecamera? Sì. La radar in alto a destra è il tuo migliore amico. Non c'è arma più forte di quello, te lo giuro. Scusami, ma io vedo una porta rossa qua. Esatto, guardala bene cosa c'è scritto sopra. No, si vede già da qui, Poi diciamo un numero. Sì, l'avevo già visto. Andiamo a vedere la porta 1, vai. Andiamo a vedere che mi dici. La porta 1 uguale, non ti fa entrare. Visto che c'è provato ad andare davanti, non ti sei aperto. La porta sta aprendo da sole, Ah, ok. Almeno quello. Quindi quello nulla. C'era però, non c'era un'altra stanza. Anna. Là sotto. Ah, eccola. Guarda bene. Guarda bene. Ci sei passato davanti prima. Urca troia. Donna. Vicino, amore. Davvero. Io ti consiglio di non andarti subito. Ti consiglio di esplorare bene, visto là sopra, lo vedi là. Ah, ma devo continuare? Aspetta, perché lo vedi là, in alto, al piano sopra, sì, c'è una porta aperta. Sì, io volevo andare là, però non pensavo che fosse sbagliato, allora ci torno. No, te esplora tutto perché le cose qua. L'idea è che te sei qua, in questo posto, in questa base, e te non hai equipaggiamento, devi tutto trovarlo sul posto. Quindi esplora bene, non lasciarti mai niente indietro. Che se no è la fine. Ah, e poi non hai guardato l'oggetto che hai preso prima, cosa fa? Ah già, come si fa? Quell'altro. Esatto. Ok. Leggi bene, tieni premuto e leggi. Ah, di
disabilita le cose elettroniche, quindi anche le telecamere, immagino. Assurdo. Non ti dico niente, prova. Assurdo. Eccola. Porca madonna, porco dio. Mori bastardo. Ora è più facile. Sono già pronto. Ok, hai visto che lui aveva le stelline sulla testa? Resisti. Dai, dai Hatto, dai. Fumati un cicchino. Dai Hatto. Fumati un cicchino. No, ti toglie la vita e cicchino, eh. Niente cicchino. Eh sì, è come le sigarette, vedi? Orco dio! Madonna puttana! va bene, guarda, va benissimo così. Va benissimo così. Ok. Vai, vai, sei ancora all'inizio, vai, ce l'hai tempo per bestemmiare, non ti preoccupare. Abbiamo salvato però, signori. Sì. Sì, 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 sì. Allora. Grande Tokyo, ciao zio. Se è il momento di chiamarmi. L'abbiamo già visto questo. Ok, vabbè. Sì, sì, lo puoi saltare, lo puoi saltare. Se tieni per questo triangolo mi pare che vada da dritto. Ok, ti danno il consiglio. Bellissimo. Perché ora te non hai avuto il tempo di vedere, però prima hai trovato la Socom. Ok? La Socom è il trademark di Metal Gear, perché è la pistola a dardi silenziati. Ok? Okay. Io ti posso dare un consiglio? Ok. Pensa bene a tutto quello che hai trovato per ora. Ok? Allora. Non lesinare perché tanto a Norman gli oggetti li trovi. Sì, 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 sì. La voglio tirare via la bomba. Io mi fa togliere anche le sigarette. Ah, se premi L1 te lo dovrebbe togliere in automatico, eh. Ah, io stavo morendo comunque mentre fumavo un cicchino. Sì. Ah, come si fa a lanciare? Esatto, metti pausa. Allora, tutti gli oggetti che tiri, troverai dei vari oggetti che proprio puoi lanciare. E praticamente funzionano nell'area in cui sei, perché Metal Gear funziona a zone. Ah, ok. Quindi se te tiri una cap ora si disabilitano tutte le telecamere per un tempo che vedi sotto il radar, cioè una barra che va in giusto. È bellissimo comunque questo gioco. Mi ha chiesto Tokyo, ma è bellissimo, cioè bellissimo proprio. Bellissimo. Quindi adesso io vado qua sotto, per esempio, e la tiro. Come si fa a tirarla però? Non mi ricordo se è tondo o quadrato. Non mi fa tirare. Ok, con cosa l'hai tirata? Con X. Ok, ne hai tirate due. Con X no, allora non sei da risistemare tasti. Allora vai, risistemiamo tasti. Lo devo fare adesso. Devi tornare dove eri prima. Fai una cosa, ora esci dal raggio di questa telecamera e si rifanno i tasti. Ok. Sì, perché guarda, è una cosa imbarazzante la gestione. Ma va a sapere allora. Quale cazzo è X però qua, botto 1, botton 2. Sono un cazzo. Vabbè, uguale, tranquillo, uguale. È uguale, non mi interessa. No, ma fidati perché poi dopo una certa ci smadonni. Vabbè, so che devo usare X, tranquillo. Per lanciarla. No, ma con X ti devi abbassare. No, in realtà uso. Per abbassarmi uso tondo, ma ho bello imparato, tranquillo. Vabbè, a me finché ti trovi bene te. Dai, è tutta. Sta? E qua ho visto un verde. Sì. Parisa dice bene. Che il terzo ha visto lo Snake Eater. Tanta robina. Ma questo è verde. Però non capisco. Qui verde. Rosso. Allora, se qua abbiamo bello fatto. Ok,
capisco perché non mi apre la porta. E lo capirai tu. Tanto questo Metal Gear te lo cioè non gira tanto intorno, te le spiega le cose. L'ascensore non prova lì, lo vedi lì, c'è il casino giallo lì, vuol dire che puoi chiamare l'ascensore. Premilo un'altra volta, una piccola cosa utile, se lo premi due volte arriva subito. Ora devi scegliere che piano. Ora comunque, raga, piccola informazione scusate, piccola informazione, sto cercando di sistemare quel problema lì, magari se vedete quale in chat, se riuscite, se c'è ancora qualche problema, così continuo a sistemare. Come si fa? Ok, vedi? Già vedi? Se così selezioni il piano, comunque devi metterti davanti, torna indietro e rimetterti davanti. Ah, ok. Esatto. Piano 1? Piano 131? Quale vado? Se quello vedi in alto c'è scritto a che piano sei. Ah. È una B quella, si sembra un po' fottuta di testa, però è una B. Comunque veramente grazie di cuore a tutti per il follow, veramente. Grazie mille di cuore a tutti. Esatto. Okay. La voce Tokyo è di Matteo, il padre fondatore di Metal Gear. Abbiamo un grande ospite. Di Metal Gear, bro. Sì. Benvenuti a tutti alla nostra live, ovviamente. Questo è solo il video. Un attimo. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Ok. Ora sta per arrivare una delle parti belle. Al zitto, Dio. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Grazie al cazzo. Matte, c'è da sistemare la moderazione del canale perché veramente sta bannando gente a martello, eh. Sì, adesso sistemo. Sì, Matte, vai sul sito della Stream Elements. Sì, vai su Stream Elements e leva tutti i ban. No? Leva i ban, bestemmia, leva tutto quanto. Tanto quelli che followano me siamo bestemmiatori seriali, quindi mi sembra. Sì. Tranquilli, ci pensiamo noi, tranquilli. Aggiungerei anche un porco Dio per i miei follower. Sì! Così, tanto per. Noi ci dissociamo ovviamente dal nazismo. Ah, sì, su quello ci dissociamo in maniera onesta, di cuore. Snake, the DARPA chief signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first person view mode. Ah, in effetti c'ha ragione però zio. C'ha ragione zio. Sì. Alla prima azzeccato. Eccolo lì. Oh, c'è Andre. Ciao Andre. Who's there? Stai zitto, come who's there? Stai zitto. Grande Andre, buonasera. I'm here to save you. Segui benissimo ora, ora è fondamentale. Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terror? Metal Gear. No. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary,
It's grown into a huge joint project between OBSTEC and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. Okay. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They've probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? Madonna, è paura. But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL. Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input two different passwords in order to launch the device. There are two passwords? Yes, Baker knows one, and I know one. Baker? The president of OBSTEC. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psychomantis can read people's minds. You can't resist. Psychomantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. Ecco la puttana. If they find out Baker's password. Chi lo sa? Chi lo sa? Yes. They'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by OBSTEC, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need three card keys. There are three different slots to put them in. You need to insert the card. Aspetta, Matte. Okay, three card keys. Vediamo se sono problemi. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the second floor basement. Second floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Beh, in un gioco pieno di pixel, easy, eh? Accidenti, allora. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a panel. Okay. It works together with your body's own electrical field. Okay. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. Wow. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But ciao, ragazzi. What about the Pentagon? Pentagon? No. What is it? No, non muoio, zio. Hey, what happened? Succede roba brutta. Dead. Io maiale, Dio.
Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you. The Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Di sicuro c'è qualcosa di losco sotto. Di sicuro. Di sicuro. E ora comincia la parte bella fottuta di Metal Gear. Di sicuro c'è qualcosa di losco sotto. Cioè, che vuoi che non ci abbia accesso. Allora. Quindi, se io faccio così. Oh, questa parte. Come cazzo l'ho aperta? Che succede? So you killed the chief. Dov'è Bugo? Bastard. Quello sì. Sempre. You're not. Don't move. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful. I'm no rookie. Liar. That nervous glance. Scared look in your eyes. Una voce sempre presente. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie. You're not one of them, are you? Crazy, ovviamente ti aspettiamo domani per la grande radiocronica. Open that door. Aspetta un attimo. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think, shoot. Ho fatto sparare. Con quello è il valore. L'ho fatta. Incredibile. What are you waiting for? Shoot. Don't touch me like a rookie. I'm telling you, shoot! Brava! Allora, innanzitutto vorrei chiedere a Matteo, è stato risolto il problema della chat? Sì, dovrebbe essere risolto. Quindi, se qualcuno vuole provare a tirare una bestemmia in chat, la leggo volentieri. Vediamo se funziona. Bravo, Brodino, funziona! Molto bene. Tu. Ora, vado a giocare. Come si fa a ricaricare? Oh! Eccolo lì. Beh, dove imparare i tasti, mio padre. Comunque io per la cronaca ricordo domani veramente super radio cronaca della partita live Spezia Juve turno per settimanale raccontata da me, tutto veramente imperdibile domani sera. Sì. Ora, cioè, da ora un po' comincia il vero Metal Gear, la parte bella di Metal Gear, la parte cicciona, la parte dove ci devi un po' intrippare il cervello. Ah, comunque, tieni premuto alle due. Aspetta. Ah, vabbè, dopo lo fai. Ma scusami, ma... Difficile cazzo imparare però, eh sì, Disney non è un gioco di fine degli anni 90, quindi insomma non era proprio l'esempio di facilità, ecco. Che casino fanno? Adesso dobbiamo aspettare che passa lo zio. Dai, vieni però. Pareva tra l'altro che fosse sotto letto ci fosse qualcosa.
Oh! Sì, no, non è per niente facile. La vita come la faccio a prendere? Devi trovare delle reazioni. Per ricaricare l'arma puoi premere R1 due volte e ti cambia e ti rimette l'arma. Ovviamente ti ricarica in automatico. Cazzo, ma è difficile! È abbastanza difficile. È difficile! Sì. Cioè, i fight sono proprio difficili. Fiora, è anche vero? Allora, guarda sotto il letto se c'è qualcosa. Ok, hai trovato una razione. Oh, adesso si può... Infatti si può sopravvivere adesso la razione. Te ricordati sempre di esplorare tutto, perché in questo gioco c'è sempre qualcosa da guardare, qualche angoletto. Okay. Sta attento a tutto. Aspetta, allora, tieni con tutte le due poi quando hai fatto. Oh, mo! È finito col. No, ce l'ho 25. No, zero. Esatto. Snake, what are you doing? Take care of the bad guys and get the hell out of there. Se mi dai tempo. Pick up an enemy's own weapon. Lo uccidi? Lo dovresti prendere da dietro con quel tasto che avevi visto prima. Quale? Non mi ricordo qual era. Ok. Ok. Devi farglielo da dietro però. Esatto, se te quella cosa là lo premi, quel tasto che hai usato là, lo premi a ripetizione. Ok. Senti, fa. Ok. Sì, come in questa parte là non mi ricordo se avevi già sbloccato l'arma. Dovevi aver già sbloccato l'arma. Morto. Che dicevo. No, no. Vai. Tieni, fai la cosa. Tu. Che devi sentire che fa il verso di strangolamento. Ok. Oh. Ora puoi usare la razione. Dove è la razione? L2. Esatto, razione. Come si fa a usare? Guarda, ora se te... No, abbiamo ritenuto la equipaggiata. Guarda, così. Lo vedi, qual è il tasto azione? Dovrebbe essere fondo. Non è configurato. Vai. Ok. Vai, prendi le sue munizioni che l'ha lasciato. E un'altra razione. Le razioni alto. Te le puoi tenere così. Se te le tieni equipaggiate praticamente, se ti portano zero vita ti cura da solo. Oh, là c'hai altre munizioni, c'hai altra roba, Ok, ce l'ho Perfetto. Fatta. Bravo. Vedi, piano piano, con calma, senza furia. Sì, non è esattamente un gioco facile. Thanks for the help, Tom. Vabbè, culetto. Voglio dire. Un giocatore, Snake. You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss. Se... Ora comincia la parte effettiva di te. Minchia.
Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. Ok. Allora, ragazzi, vado un attimo un bagno velocissimo, 30 secondi. Brodino, intratteni un po' la clientela. Sì, sì, intrattengo il chat, don't worry. No, perché altro volevo sentire un secondino Luca, agli altri, gli espertoni di Metal Gear, se per ora sta andando bene. Sì, beh, ti dico, c'è abbastanza intrattenimento in chat adesso. Stavo invitando gli amici su Instagram ovviamente a raggiungerci in live con noi, magari. Ci facciamo un po' di compagnia in questo triste lunedì. Insomma, ovviamente, che lunedì direi, l'inizio di un grande progetto. Si gioca con Metal Gear, poi lo dici a me, nel senso, se cominci un progetto con Metal Gear, per me poi mi inviti, no, a nozze, di più, voglio dire. Dopo tutto un viti a Prato si dice tu un viti pasta a pasta, sai? Che, guarda. Un inizio così, cioè, veramente non se lo aspettava nessuno, ragazzi. Sì, ma poi c'è bello anche la cosa dei problemi che non funziona un cazzo. Bello, bello. Bello, esatto. Fin quando stiamo live, non lo so, io mi rimetto alla coscienza di Tonuzzo per questo. Mi metto alla coscienza e alla tua voglia di prendere membri in faccia, perché tra un pochino comincia le boss fight, quelle toste. Pensa te, Crudino, ha sucato con le cose, con le guardie, che è la boss fight più facile che c'è. Ma dai, ci staremo parecchio, stasera si fa la premiere, si va diritto. Si fa di male? Sì, si fa di male. Comunque infatti... invitavo gli amici su Instagram, ovviamente, a raggiungerci il time per esserci, per divertirsi un po' di più con noi. Okay. Questo lunedì in particolare. E Anto? Sì. Guarda bene tutti gli oggetti che hai, esplora bene tutto, non lasciare niente indietro. Sì. Allora, livello 6 non ci interessa. Livello 1, eccolo qua. Quindi? No, dai, ce la puoi fare. No, tienitelo equipaggiata la carta. Non me la fa aprire però. Ah, vaffanculo. Infatti me l'aveva detto che me la apriva senza bisogno di... anche qui controlla bene, visto sotto al letto c'era qualcosa, magari c'è qualcosa anche qua. Non c'è niente. Cerchiamo un po'. No, non c'è scritto. Guarda un po' se vai a studiare a modo, vai. Antonio, fa... c'eri a Svezia 0-1. Allora, attenzione. Dieci spettatori, che spettacolo, ragazzi. Mua. Ma che data è stasera, ragazzi? È un lunedì sera spettacolare, proprio partita bomba. Sì. Allora, quindi io penso di aver guardato tutto quanto. Allora, gli armadietti... Gallo, ho visto tutto quanto, vero? Posso andare avanti? Sì, vai avanti. Che poi per ora non ti puoi muovere, perché ti serve la carta di livello 6. Sì, esatto. Cioè, l'idea è che ti devi un po' abituare alle meccaniche, cioè delle meccaniche un po' strane. No, in realtà... meccaniche... Se io salgo qua, però... Ah no, vado direttamente dove ero prima, sì, vado nella stanza. Però aspetta. Cosa? Guarda bene. C'è una cosina lì davanti. Dove davanti? La scala, sì, lo so. No, a destra della scala. Esatto, ci sei qua, sei andato ora davanti. Ah, bravo. Il radar... No, in realtà è giusto. In realtà è giusto. Devi imparare a buttarci l'occhio. È chiusa? O sono io che sono un mongoloide? No, è chiusa. La grata davanti vuol dire che ci puoi andare.
Ok, quindi questo è stato appoggiato e ho preso la pistola. Ma non si può ammiare a sto gioco? No. Lo so, è un po' antipatico come cosa. Qui c'è sempre la cosa che te premi due volte l'ascensore arriva subito, E se te premi una sola volta R2, ora esci da questo, poi si trova. Bellissimo sto gioco comunque, lo adoro. Allora, se te premi R2 veloce, proprio tutto. No, ok, no. R1, R2 volte. Ok, ti dovrebbe fare in teoria. Poi infatti mi sa che prima non avevi le munizioni. Che praticamente se te spari, premi R1 due volte, ti toglie, ti rimette l'arma e te la dà già caricata. Ah, ok. Oh, figli di puttana. Sì, che non mi posso praticamente fermare. Che porta è questa? C'è la scritta il numero. Sì, infatti è la mia. No, ho sparato. Ma ce l'ho. Ah, porco dio, pensare avere. Te considera che le reazioni le puoi usare. Bello, granate. Le puoi sia usare te nel menu, quello non è con L2, sia se te le tieni equipaggiate e vai con la vita sotto lo zero, te le usa da solo. Livello 5, livello 1. Cos'è? Ah, C4, bello. Questo è il C4. Sì. E guarda, se te lo premi con R2 ti guida lui, te lo dice lui. Press weapon, press action. Ok, proveremo. Ok. Guarda bene tutto. E aspetta. Questo gioco è infame, eh? Te ricordatela sta cosa. Comunque anche la musica è bellissima. Mi dispiace che non la senti. Lo so. Guarda, non so quante volte l'ho sentita la colonna sonora di Metal Gear. Oh, madonna. Quindi posso andare, sì? Aspetta, hai guardato tutto? Tutte le porte? Ma in teoria sì. Tutte e sei. Ah, no, dove non l'ho guardato. No, qui sì, ce n'è andato. Ce n'era una proprio. Non tanto di quale, però una non l'hai guardata. Ma come no? Questa l'ho guardata. Questa l'ho guardata. Questa l'ho guardata. Tutte e sei l'ho guardata. Qua sono le scatole. Questa l'ho guardata perché non mi fa entrare. La 2. Sì. Questa siamo entrati prima. Mi sono perso qualcosa. Ah, guarda se c'era qualcos'altro. C'era. Figli di puttana. Bello. E ancora non hai trovato la pistola silenziata. Non mi ricordo dove si trovava ora. Però. Allora ci sarà Crudino e saranno gli altri che aiuteranno anche me nel completismo, Allora. Quindi, giustamente non sai cosa fare, no? Io ho guardato tutto, adesso. Innanzitutto faccio una cosa bellissima. E mi prendo una bella reazione. E allora, sparo anche un colpo, tanto per gradire. No, devi si usano nel menu le reazioni con L2. Ah, ok. Okay. Adesso ho capito. Quindi te ora non sai cosa fare. Quindi t'ho dato una dritta prima. Allora, tipo, per poter andare nei condotti. Ora i condotti io non ho visto neanche in mappa. Ah, io con la tessera 1 però posso tornare giù, posso tornare con l'ascensore. Se qua ho preso tutto non mi serve niente qua. Posso andare via? Sì, considera che te c'hai sempre una cosa a disposizione e qualcuno con cui parlare. Se proprio sei al pezzo. Snake. You've got to think. Your mind is your most dangerous weapon.
Ho sbagliato. Considera le consigli sulle missioni che li dà Campbell. Hai fatto sbagliato. The walls that were submitted over should look slightly different. Ah già, è vero. Look at the walls carefully in first person view mode. È vero. Try to find the walls that have a different pattern. Try hitting the wall, maybe it'll sound different too. Vero. Allora, ti ricordi all'inizio la prima cosa che fate è da battere sul muro? È vero, chi ci pensava? Quindi c'è qualche muro che è diverso. Guarda benissimo perché i C4 sono un po' limitati. Vedo differenze tra questo muro e questo muro. Io non ti dico dove sono, lo so dove sono, ma non te lo dico. Voglio che ci arrivi da solo. C'è anche una crepa, c'è lì sotto, quindi io penso che qua un C4 non glielo tolga nessuno. È proprio diverso. Ok, ora dovrebbe essere il tasto o azione o... No, ora nulla, andai. Non li puoi prendere? No, oddio, forse sì, prova a camminarci da sdraiato sopra. No, non li puoi prendere, niente. Ti dico però che ce l'hai sempre il modo per cosare, per andare avanti, ecco. Ok. E per fare esplodere il C4 adesso me faccio. Ecco, te con che tasto l'hai messo in terra ora? Sì. Ok, con che tasto l'hai messo in terra? Non mi ricordo. Allora, con X. Con X l'hai messo in terra. Vai, ok, sono scoppiato. Sono scoppiato. No, qui c'era il coso. Non è scoppiato. Quel muro è rimasto uguale. Io, guarda, c'hai un C4, quindi ti direi anche dove sì, metterlo. Sì, dimmo. Vai tutto a sinistra. A sinistra in basso. Che poi qua ci sono un botto di porte segrete. Lui. No, sì, ma non lo fare qui. Esattamente, quello è il pattern dei muri. Dei muri, quelli diversi. Guarda bene, prima persona ce l'hai a disposizione. Eccola. Ok. Ora non c'hai il radar. Perché è in jamming il tutto? Esatto, perché ci sono delle interferenze elettromagnetiche. Ora devi trovare degli altri T4. Mi pare che se torni indietro sono respawnato. Speriamo. Guarda ragazzi, siete appena entrati. Buonasera e benvenuti. Il nostro project con il social party The Real Cosimo Gallo delle maree, tra l'altro. Di tutto. Streamiamo di tutto e di più, ragazzi, tutti i giorni, mi raccomando. Con interviste musicali, DJ set live, partite, proprio una TV vera e propria. E tu ne apri le menta, veramente, ragazzi, spettacolare. La voce che sentite è di Matteo, il padre fondatore, che non si vede bene perché non... perché siamo in due esperti, cioè Gallo esperto di gioco e Matte ci fa compagnia. Controllo se è tutto a posto, ecco. Qui lo posso buttare un C4? Yes. Non torno mai. Quando vedo che hai capito, poi insomma provo ad aiutarti. Però vorrei che ci arrivassi prima. Meno prendo qualcosa di più. Bello, il granata assordente. Chuff grenade, che c'è qua? Allora. Sì, le meccaniche comunque sono capibili, eh. Sono capibili. Una volta che ci sei arrivato, sì, e capisci il tutto. Perfetto. Che non mi sento mentre fosto asino, mi sembra assurdo, però, Madonna, hai visto come stavo per cascare? Sì. Madonna. Sì. Non me lo ricordavo che era una trappola lì. Madonna. Considera che, cioè, il gioco funziona, quindi se te in una zona non vedi nemici,
puoi sparare, puoi fare che cazzo ti fai. E non mi sembra ci sono più muri cementati comunque. Però tre mi aveva detto che ce n'erano, vero? Non me lo ricordo quanti ce n'erano, però se sono, sono ai lati. Ah, cioè, certo, perché giustamente, per giustamente, perché sennò. Ah, mi sembra. Oh, ancora ste cazzo di botole. Allora, qui non c'è, qui l'abbiamo già rotto, qua non c'è niente. Qua anche mi sembra a posto. Non ho visto niente di irregolare. No, ma mi pare non ci sia. Sì, possiamo andare avanti, allora. Sì, possiamo andare avanti. Ma no, anche qua sappi sotto. Ti stai avvicinando alla prima boss fight. Questo te lo posso dire. Ok. Anche qua mi sembra a posto. Comunque ieri volevo dire in diretta che contro Cthulhu a COD stavo per vincere. Uno contro uno. Ma vicino ho tassato la boccia. No, abbiamo pareggiato 18 a 18, abbiamo pareggiato. Mammi ciucci l'uccello, per ma sta zitto. Ma sta zitto. Metti! No. Ma perché se non me la appoggi proprio mai, vai! No, madonna. Andiamo da C4, Preparati ora. Madonna. Am I too late? A bit. Girati, ti sta dicendo, girati. You're the arms tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry. Ok, quindi la prima persona che dovevi recuperare è morta. No, no, don't touch it. C4. Bravo. Right. Touch that wire and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. Wow, impressive. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. Hey. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Allora. Ed ecco qui la prima boss fight. Ci sono delle meccaniche da cambiare. Aspetta. Come si fa a mettere le armi? Perché non ho più le armi? Ah, eccole. I love to reload during a battle. There's nothing like the feeling of slamming a long silver bullet into a well-used chamber. Non credo niente, voglio succedere adesso. Let's go! Better hurry up. The old man's not gonna last too long. Nonna si figlia. Don't you want to settle this? I love it. Guarda bene cosa stai equipaggiato, eh? But to you will be the smell of your own death. Ma si figlio. Aspetta. Ah,
bastardo. Controlla bene quando puoi sparare. Vuoi colpi, eh? No! Ho sbagliato! Sbagliato. Benvenuto nella prima boss fight del tuo primo Metal Gear. Sì, no, ma lo faccio fuori subito sto stronzo. Dagli anche un salva, eh. Dagli anche un salva. Sì. Ne affrettare un po' con leva. Ah, ok. È bellissimo, questa boss fight qua è bellissima. Anche se dopo ne arriva una verso metà gioco che è boh fuori di testa, io la adoro. Ho sbagliato. Mangi un po'. Mangia merda. Come ci schianto? Arrivo un bagno intanto che te bestemmi, eh. Non va. Come la sua, ragazzi. Allora siamo carichi, ragazzi, questa sera a palla. Lo finiamo sto cacchio di gioco. Non l'ho visto. Direi fighting won't help you. I understand the bullets you see. I made them know where I want. Vogliamo raccontare un po' i nostri. I love the reload. Sarà il nuovo progetto. Aspetta, Matteo, non ti sento bene. Sono un attimo impegnato. Guarda bene, Anto, guarda bene tutto, c'è qualcosa di diverso nell'interfaccia. Non riesco a capire cosa. Guarda bene, in alto a sinistra, nulla di nuovo? I punti esclamativi. Sono punti esclamativi? O quello che è. Ah, sta ricaricando! Cazzo di merda, però. Il fatto è che il revolver è talmente bravo che fa rimbalzare i proiettili. Ah, stavo ricaricando, cacchio, non ho mica visto. Perché no? Ah, no, devo ricaricare. Cazzarola. Spara bene. No! No! Però hai capito come fa. Dai, ma questo lo devo far fuori subito, Guarda, sono toste, le boss fight. Comunque lui ho capito come si fa. Da aspettare. Come regola generale, pazienza e studia bene. Relax. Queste sono le uniche regole. No! Anche se manca il piacere della vita. Metal Gear e mangiare porcate, cioè nella vita. Sto per avere una bimba, quindi mi devo rilassare ora finché posso. Era
tra l'altro ma ancora auguriando. Grazie amore. Vieni coglione, vieni. Fa male tanti colpi perché ci sono finiti. Oh. Don't you want to settle this? Sempre. Sempre. No, stavo dicendo, chiedendo a Adam Bomb se vuole raccontare. Aspetta. L'aneddoto te lo dice tra un minuto, perché tra un minuto si caga addosso senza passare dai via. Ragazzi, impegnato. Ali. Oh, madonna. Ma che proprio faccio saltare. No! No! Occhio. Dai però! Ma che cazzo! Sei un cretino, amore. Sei un cretino. Ma l'ho appena toccato. Amore mio, ci sono dei fili. Io intanto tutto questo sto mangiando delle porcate giapponesi, non ci fate caso. Comunque, Matte, dimmi. Sì, stavo diciamo, se non volevo chiederti, insomma, se magari vuoi raccontarci qualche aneddoto di questo grande progetto, insomma, che ci sta solamente per iniziare. Sì, ragazzi, quindi mi raccomando, collegatevi, questo non è solo Metal Gear con il Gial. Social Party, The Gial. Tutti i giorni qualcosa di diverso. Lunedì il Metal Gear, sì. E martedì ancora con il Tonuzzo per fare o del gaming in generale, oppure per esempio domani con il Matti facciamo lo stream della Radio Cronaca Juve Spezia. Mercoledì la Cindy con un grande protagonista, un ospite che suonerà la musica con le piante. Ragazzi, pazzesco. Giovedì fuori di testa, grande. Sì, era molto bravo. Giovedì avremo il Frank che farà, insegnerà a produrre musica, quindi dal computer e cose. Venerdì la Nicole con ancora interviste, con uno spazio anche per passare qualcosa in streaming. Sabato questo Juve Lazio, il prossimo DJ Set Live, e domenica la grande bomba, ragazzi, con VG Mania. Ci siamo, la cooperazione con VG Mania, quindi diretta con VG Mania, nostra compagnia. Ho fatto anche la rima. Dove sarà uno sport, sarà uno spazio dedicato a viaggi e quant'altro. Quindi sintonizzate, ragazzi, mi raccomando. Figata. Mi raccomando. Perché insomma, sì. Attivare la campanellina ogni giorno e ovviamente seguire Social Party, che non so mai. Esatto. Altro che Barbara D'Urso. Sana Segala D'Urso. Ecco, potrebbe chiamarla così comunque, almeno lì. Ma signori, ma lo diciamo, andiamo tutti a casa. Per cosa? Dai. Per tutto, ma con un nome del genere, ma cioè. Ah, sì, sì, oh. Sì. Sì, qua assolutamente non si scherza. Madonna. Questo mi dice bravo! Io mi dissocio assolutamente, ma vado giusto. Saluto a Barbara, che segue sempre da casa. Anto! Il peggio del cazzo! Cazzo, Anto, non è il giorno del castigo! Let's go! Piano colpi, non fare prrr! Quindi puoi tirare un colpo e poi diventa invulnerabile. Che livello questa sera? Sì. Sì, ma te se pensa che questo è il primo boss, è quello più facile che c'è. Cioè, avvio. Delirio. Ragazzi, io vi do un suggerimento, magari se volete conoscere, se volete interagire con noi, fate quattro chiacchiere, vi invito anche a
già far parte del gruppo Telegram della Family Social Party, ovviamente per scambiare opinioni, magari anche proporre qualcosa di nuovo. I love the smell of water. Telegram. Dai, ah, dai, guarda, gli manca un colpo. The smell of your own death. Guarda dove cammini. Ok. Controlla se c'hai reazione. Bravo. Dai, che ci sei. E muori! Bravo. Bravo. Bravissimo. Titi. You're pretty good. Mamma mia, incredibile. Rivedere tante scene dopo aver finito tutti i Metal Gear. Sì, 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 sì. È un bel... No! Ecco, questo è il problema, ti dicevo, che basta. Poi lo sappiamo. Cazzo. Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Vediamo Tokyo, ci vediamo domani, Radio Cronaca. Psychic insulation. Everyone who knows these top secret contacts. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, huh. You're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? I can't be. No, no, that's not what you promised, Jim! Now you want to shut me up! Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree. But what do they really want? Who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists? No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her.
I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Bye. Oh, sorry, I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. Solid, but tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? Me l'ho già detta. You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see. Because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes. And after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Bello zio. Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Just tell me. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Oh, attenzione. Can you walk? No. No, you go on without me. Bueno, they got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What?
Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... E ora? What did you do to me? Oh, no! Oh, no, it can't be! Those Pentagon bastards! Sì, sono già pronto. So, then they actually went in, didn't? What are you talking about? Then they are just using you for... Cioè, questi ovviamente ci stavano dando un'informazione interessante, lo stavano ascoltando e l'hanno ucciso. È morto. Gli hanno preso un attacco cardiaco a lui. Bah, così a caso, certo. Ti sono scemo. Per ora sì. Per ora. Are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Yeah, certo. Lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Ok. Madonna, secondo me comunque sia siamo sporchissimi, cioè secondo me questi bastardi anche come si chiama il nostro amico? Anche Campbell mi puzza un po' a me, Sai, lui per ora è il tuo capo, ti ha dato delle missioni da fare. Mi puzza un po' a me Campbell, ti dico la verità, non è che mi piace più di tanto, perché secondo me questi due stronzi non sono morti così a caso, sono morti perché ci stavano dando delle informazioni che poi non ci hanno... queste guardie? Sono guardie nuove. Ora poi appena ti smarchi da qua, in teoria si può metterti anche qua quando non entreranno mai. Sì, dimmi. Ti spiego una cosa. Vai. Metal Gear è uscito quando internet non c'era. Cioè c'era ma era proprio nelle prime fasi. Ah già, sì, già cosa vuoi dire. Praticamente prima, vabbè, lo voglio dire io. Praticamente prima ci diceva il tipo che il codice per parlare con la tipa sarebbe stato nel back del CD del gioco. Cosa che io non ho, ma tu hai. Faccela vedere, vai. Ora non si vedrà mai. Perché, allora aspetta, perché la cosa bella, forse non ci hai fatto caso. Guardate tra i tuoi oggetti. Tra i tuoi oggetti. In tasca non c'ho niente. Oggetti, non armi, oggetti. In tasca non c'ho niente. Bruttissimo. Guarda, cretino. Cretino. No, non tra le armi, tra gli oggetti. Ah, ok. C'hai, intanto l'avevo questo. Sì. Quindi, il tuo primo pensiero è... Ah, è sul retro del disco. È qui dentro. È in qualche modo qua. E invece no. Perché questo gioco è uscito nel tempo in cui la pirateria dei giochi per PlayStation 1 stava scoppiando, che tutti piratavano giochi, no? Certo. Il punto è che se te non hai il CD fisico, te non puoi andare avanti in questa parte qua, perché al tempo non c'era internet. Che geni che sono stati però. Dove leggere questo codice. Che geni che sono stati però. Occhio. Oh! Esatto. Perché sono detto che sto giocando in somehow you'll have to make it past the beams. If you have any questions about weapons or equipment, you should ask our military analyst Nastasha. Her frequency is 141.52. Vai ora, liberati dall'allerta. One por cosa ha detto? 141.52. 14152. Come faccio a chiamare? PJ, PJX? No. Madonna.
14152? Yes. Epica X. This is Nastasha Romanenko. A pleasure. Nastasha Romanenko. A Russian. The nuclear specialist that the colonel mentioned. That's me. You can ask Torino me sono, ti pensi parlare un paragrafo dal migliore? Perché il ragazzo che vi dicevo, Psydemon, è quello che mi ha guidato a me nella run, nella prima run di Metal Gear. Ed è un super esperto in Metal Gear. From the nuclear emergency search team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here. Ok, che allora, baccagliatore. Rimani così, rimani in pausa. Ok. Appunto, era un'epoca piena di pirateria, no? Se te non avevi il CD fisico che ti dice la frequenza su cui contattare Meryl, te non puoi andare avanti in questo gioco qua. Non proprio non hai modo, perché il gioco prevede che tu parli con Meryl per andare avanti. Meno male che ci hanno fatto la generata comunque, perché incredibile. Cioè, per la pirateria gli hanno messo nel culo. La cosa che facevano i venditori abusivi, di solito ti stampavano, cioè ti facevano il disco e ci scrivevano dietro a penna la frequenza, che è la 140.15. Ok. Ok. Tra l'altro, grazie a Luca, perché è grazie a Luca che io ho potuto vedere questa cosa qua e dirtela. Se non c'era Luca a dirmelo, io non grande te lo Luca. Potevo dire. Quindi il problema è che adesso mi stanno sparando. È la tua copia. Questo, adesso esatto. Mi stanno sparando. E ora? Anche Luca direi sempre sul pezzo. Oh, ribastardo. Innanzitutto, allora, visto che ci sono tanta gente adesso, ragazzi, vi ricordo di tornare con noi tutti i giorni, programmi diversi, social party, vamonos. E questa cosa infrarossi, cioè... Questa cosa qua c'è un modo per evitarla. Che io non te la voglio dire ora, ok. C'è un modo per evitare questi laser. Ok, lascia fare che ora sai dove sono. Però c'è un modo per vederli. Adesso non lo scoprirò. Voglio che tu ci pensi. Perché Kojima, che è l'ideatore di questo gioco, è famoso per rompere di continuo la quarta parete. Ok, cioè, per farti sempre pensare fuori dalla scatola. Perché un gioco normale ti direbbe, oh, fai questo, no? E la fai come meccanica. In realtà te ci devi pensare. Quindi controlla bene gli oggetti, parla con qualcuno. Prova le cose più strane che ti vengono in mente. It looks like the place is protected by infrared sensors. Somehow you'll have to make it past the beams. If you have any questions about weapons or equipment, you should ask our military analyst. Va bene, è un po' inutile che la chiami, cioè ti dice cosa fanno le armi, però niente di più. Allora, pensa bene. Allora, sappi che comunque ci sono dei laser, ok? Quindi magari i laser ci sono comunque. Ora ti è andata molto di culo. Ma perché mi ricordavo dove erano i laser prima. Esatto. Te ha cose normali, però non lo sai. E dopo ti servirà questa meccanica qua. Io quindi non te la spiego. Se ci arrivi da solo, bravo. Sei livello 3. Magari hanno messo qualcosa? No. Non ti fermare mai nei corridoi. Ci sono le trappole. Già. Oh madonna. Livello 5. Orca. Sai di niente, avevi solo quella portalata a poter aprire. Sì, volevo vedere un attimo se c'erano altre, anche altre. Che adesso andiamo via. Ricorda, esatto. No? Piano 1?
C'hai la carta di livello 2, quindi puoi provare, sì. Cioè, te sentiti libero, eh. Questo gioco qua è un gioco che fa parecchio uso del backtracking, quindi devi spesso tornare indietro in zone che hai già visto. No, madonna, che pelo! Dai. Bravo. Ok. Cardboard box A. Guarda tra i tuoi oggetti, non tra le armi, tra gli oggetti. Ha tutto dato un FAMAS, signori, mamma mia. Oh, assurdo! E tra l'altro, guarda. Ah, non posso uscire adesso? Ti invito a guardare la webcam. Eh no, perché non c'è la cosa equipaggiata. No, che bello. Sì. Che bello. Poi dopo te ne faccio vedere un altro. Però. Che bello. Quindi adesso... Ok, zitto. Che bello sto gioco, madonna. Sì, cioè, è assurdo che sta sfrutta delle meccaniche e nessun gioco sfrutta. Perché davvero. È proprio fatto bene. La cosa che c'è dopo. Ora tra l'altro anche qua esplora bene, che ogni volta che tendenzialmente ti danno una nuova carta ogni volta che sconfiggi un boss, no? L'hai capito? Sì. E quindi l'idea è che... Ma si può saltare? Sconfiggi un boss, torna... No, non si può salire qua. L'idea è sconfiggi un boss, torna nella zona precedente e guarda se c'è qualche porta che puoi aprire e se c'è qualcosa. Ma perché io... pianto. Hai bisogno d'averla in mano, no? Ah, certo. Ah, e ricordati anche che... Cioè, te ora stai andando a cazzo dritto, ok? Te però in realtà qua stai camminando sul metallo. Loro sentano se te cammini sul metallo, perché fa più rumore. Ma certo. Visto queste grate. E quindi... Orca madonna. Orca madonna. No, non ti vede. Lui va nella tua ultima zona conosciuta, se c'è solo la prima volta, se non sei in allerta. Vedi, lui t'ha visto lì, dice, ah, c'è nessuno, ciao. Bravo però che hai usato la scatola. E, aspetta, controlla l'equipaggiamento, perché la pistola che ti hai trovato prima, la Tocom... Ma come? C'ho la scatola! Ti ha visto camminare, cretino. Oh! Te ora hai solo armi che fanno rumore. Ok. Ora che in effetti se io se sparo comunque se mi sentono, giustamente. Esatto. Io ti sto portando ora a prendere l'arma silenziata, invece. Perché in realtà te non dovresti andare dove sei andato ora. Poi insomma, tanto poi vedi. Qui non l'avevo visto ancora. Andà bene. Io ti consiglio di strozzarlo questo. Bravissimo. E ora hai trovato silenziatore per l'arma. Senza nemmeno che mi ricessi tu. Esatto. Ce l'ho già. Aspetta, sì. Ce l'ho già. Sì, perché i giochi dopo invece lo devi mettere a mano. Assurdo. Non mi ricordavo questa cosa. Sono stato bravo, dai. Questa però è un'arma che ammazza. Ok? Orco in realtà di... il marchio di fabbrica di Snake è l'arma che stordisce. Ok. Io non devo fare più niente adesso qua sotto. Qua sotto 5-1. Sopra? Allora, se ora considera che... Sì, guardavo sotto. Ecco, considera che sei morto, quindi nella prima porta in alto non c'eri andato. Considera che ora c'hai il silenziatore, quindi quello laggiù che prima non potevi ammazzare, ora lo puoi prendere. Sì.
davvero luoghi quando ancora non si consumavano, perché nei giochi dopo invece i silenziatori si consumano. Se ne spari, dopo un po' il silenziatore va via, quindi ne devi trovare altri. Questo toglitelo pure dal cazzo, Mi pare che se tieni premuto quadrato te li mira in automatico, cioè il tasto per sparare te li mira in automatico, ora lui fa questo. No, stai un pochino qua nascosto. Ah, tra l'altro se lo stai giocando nella modalità con cui lo giocavo io e Luca Pirà, che è la modalità Lello spara. Ok. A posto. Ora le guardie se ne fottano e ok. Ma questa è una scala? Sì, ma non c'è andare ora. Dici? Sì, non c'è andare, non serve. E sei un po' un cretino però, ho sbagliato. Tanto porca puttana. Ricordo che c'è anche il Pamas, Ma loro continuano a spawnare con l'infinito, No! C'hai proiettili infiniti, Non ho... Poi, tra l'altro, la cosa che non puoi prendere le loro armi te la spiegano lì con successivi, Oh! Beh dai, mannaggia. Cioè, sei stato un coglione, hai fatto tutto perfetto, ti sei andato a perdere con la telecamera. Accidenti a lui, accidenti. Sei una bava, tu sei. Vabbè, se li fa, guarda. Dio. Se ti è andata bene. Madonna. Vai veloce. Via. Top, bravo. Anche proprio fatto a play 1 è bellissimo, proprio meccaniche vecchio stile. Sei appena all'inizio, però quanto cazzo è godibile già così, Sì. Niente da dire, proprio bello. Allora, se te ora col tasto con cui spari lo tieni premuto, lui in teoria se lo dovrebbe mirare in automatico. No, ma qua non viene qua lui, non si dovrebbe vedere. Io mi leverei da qua. Che accesso serve qua? 4. Prova con la livello 4. E quindi nulla, lo devi ammazzare. Fallo ora veloce, che se no non lo fai più. Niente, la sei giocata. Rimani attaccato al muro. Sei andata benissimo. Che ho già da dietro, già. Ma care, bambine. Ha fatto veramente l'allello spara proprio. Te ricordati che c'hai le chap. Se ti fa fatica aspettare che la telecamera si tiri, puoi usare la chap. Che è la chap? La chap, la granata, quella che disabilita le telecamere. Ah già, è vero. Ok, qua guarda bene tutto. Cioè, si sono visto già. Mind detectors, ok. Sta cosa ti servirà tanto. Ora qua no, qua in questa zona no. Guarda anche sotto le scrivanie, perché mi ricordavo ci fosse qualcosa.
comunque ci sono dei picchi di 7 spettatori, 4 spettatori, 3, ragazzi, fantastici siete. Bellissimo. E mi raccomando, non è solo Metal Gear Solid, videogame su ED e martedì. Il mercoledì è solo l'inizio questo. Mercoledì e venerdì interviste a musicisti, doppiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, so fa tutti. Ma non sono solo io comunque sia, cioè io sono dello spettacolo. In sintesi. Io sono il volto del lunedì e martedì. Il mercoledì c'è la Cindy. Il giovedì c'è Franco, produzione musicale. Il venerdì c'è la Nicole con ancora il ricevuto delle artisti, musica e quant'altro. Sabato questo, Juve Lazio. Poi abbiamo 17 Live. E domenica, ragazzi, con i nostri fantastici ospiti. Dicelo te, Matte. TVG Mania. Mamma mia. Mamma mia, signori. Quindi la TV, ragazzi, c'è tutta. Occhio. No, perché sono andato di qua? Porca, non c'è niente. Bravo. Bravo. Ok. Ora che si fa? Si va su, perché c'era una dove abbiamo incontrato prima la tipa, c'era delle porte da aprire. Mamma mia, cazzo durissimo. Orca madonna! Madonna, è paura. Ti è andato un bene. Comunque mi garba di sto gioco che posso anche giocare con una mano sola a volte. Perché devo solo camminare. Poi c'è i video, puoi mangiare, c'è... Okay. Oddio. Oddio. Che abbiamo visto il nostro amico prima. Quindi porta 1 l'abbiamo aperta prima, la porta 6 non abbiamo l'access. Quindi non c'è più nulla qua. Qui dovevamo prima. Ah sì. Ok. Però aspetta, magari c'è una porta da aprire, eh? No, qui entra per già aperta. Sì. Quindi si fa? Aspettiamo un attimo. Posso usare un oggetto? No, no. Ti dico, non devi andare da qua. Ok. Però guardavo, somewhere. No, hai fatto bene. Beh, io non ti fermo quando fai queste cose qua. Attenzione. Sì, che non possiamo andare su, hanno chiuso? Sì. Io ti ricordo, ti ho detto una cosa prima, Ti ho parlato 10 minuti di una cosa. Ah, già! Dammi. Sì, dammi il codice 140.15. E non è il codice del trucco cose. Questo fa vedere il CD per favore, per quelli appena entrati. Prima al boss ci hanno detto che per andare avanti al gioco dovevi guardare una frequenza video che è nel disco originale di Metal Gear. Questa qua, che frequenza che io non ho, perché io ho scaricato il gioco dal server, dal provider. Quindi, Brodino, per favore. 140.15. Però, per lo Steam, confermo io che l'ha comprato perché sono stato io il primo ad esortarlo a comprare. Ragazzi, qualcosa che mi fa venire il fango. Ragazzi, ragazzi. Anch'io insieme a voi. Raga. Sì. I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know. How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes. Oh my god. Soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No. They're beautiful. Mamma che baccagliatore. Colombatore Snake. Solo in questo, perché poi in quelli dopo diventa una chicca. Don't worry.
You'll land back on once you meet me. No, the reality is no match. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Onestamente preferirei dirlo più di te, perché sicuramente ne fai più di me dei terrorist leader. Zitto un attimo. You know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of ArmsTech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry. I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah. That's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Oh. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Oh. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. Non sarebbe male. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. Oh.
You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. Brava. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Quindi, piccolo recap per le persone che non parlano bene inglese. Ah, salve. Allora, un secondo solo. Mi si era staccato il joystick. Quindi, praticamente abbiamo visto che i nostri due principali che avevano costruito Metal Gear in possesso di password per fare il launch dei missili nucleari sono morti in maniera inspiegabile entrambi di attacco di cuore. Ora, questa ragazza ci sta dicendo che un'altra persona che è responsabile in questo momento di far partire i missili è in un certo building da qualche parte al piano 2. Noi adesso dobbiamo prendere un ascensore e arrivarci, giusto? Sì, devi prendere l'ascensore e andare in un posto che hai già visto, con allora. Una porta che hai già visto. Allora. Visto e considerato che il piano sotto dove hai fatto la boss fight l'hai già esplorato tutto, e non ci sono porte di livello 5 che portano da qualche parte, e qua non c'è niente, ti rimane solo un posto. No. No? No. Sei passato 10 minuti fa. Sì. Non sono ancora andato più di sotto, quello è vero. No, quelli, l'ultimo tasto è per aprire e chiudere le porte. Snake, I unlocked the cargo door for you. Ok, ti ha sbloccato la porta. Where I can see ya. E ora ti dico, aspetta, perché qua è la parte dove ti dicevo che ti serve quella cosa dei laser. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. Madonna puttana. My hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Che stronza che è questa. Ok, guarda la porta. Ti dico è a questo piano, al livello in cui sei ora. Non è sopra le scale. Oh. Qui ci sono i sensori. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. Ok, le vedi quelle barre in terra? No, zitto. Sì, no, non ti dico niente. Ti dico solo, quelle barre è da dove ci sono i sensori. Basta. Speravo fosse a raggi infrarossi. Cammino giù così lungo questa prima linea. Prima l'hai visto c'erano dei raggi che partivano dal basso e andavano verso l'alto, quindi tentare la fortuna secondo me non è la cosa migliore. C'è il modo di sicuro. Sì.
e hai assolutamente, hai tutti gli oggetti, tutte le armi in caso, hai qualunque cosa che ti serve per poterlo fare. Che genio che sono. Bravo. Bravissimo. Quindi se ti hai la sigaretta in bocca, butti fuori del fumo che ti fa vedere il raggio, però esatto. Aspetta, non ci andare a campo duro. Guarda bene il raggio cosa fa. Non serve la prima persona. Perfetto. Che cazzo di genio che sono, mamma mia. Bravissimo. Io ti direi di salvare ora, perché riparla sta parte un cazzo. E allora, questa parte qua, quella che sta per arrivare ora, è molto rompicoglioni. Zitta. No, questi sono dei tiepani che non sentirli. Just because you see an item doesn't mean that you always have to get it. If you don't really need it, think twice before you stick your neck out. It might not be worth it. Guarda che cazzo metti a fare l'item lì dietro. Dimmi, amore. Allora, questa parte qua è un po' lunghetta, quella che sta per arrivare ora. Nel senso che almeno una mezz'oretta ti ci vuole per fare solo questa zona qua. Ma voi? Che cose? 100.000 cose. Mezzanotte e mezza. Io penso. Fino a quella la tiriamo sulla live, ragazzi. Anche in chat. Fino a quella volete della live. Io ti dico, io una mezz'oretta me la poppo, però dopo bisogna instarmi. Va bene. Dai, deal. Allora, abbiamo un deal? Vai, facciamo sta parte qua. Vai. Almeno poi diamo anche una parte. Ha senso fare sta parte per poi fermare la live? E riprenderla? Sì, assolutamente. Bene. Ti lascio in un bel cliffhanger. Be careful. There are claymore mines around here. Use a mind detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat. Piace la fidanzata. Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your bands. Per chi vuole, ragazzi e ragazze, magari le live che faremo saranno caricate anche nel nostro canale YouTube, che è già abbastanza pieno della storia. Sì. Aspetta, Anto, andare avanti. Aspetta. No, porca troia. Niente, ti tocca farti il capo spa. Io ho un po' di stato, scusate. No, tranquillo. Ho visto Metal Gear, è così. Non ti puoi perdere, ti perdi un attimo e alla fine. Sul pezzo, sì. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. Ragazzi, aspetta un attimo, Matte. Aspetta un attimo. Sì, le cutscene sono tolte. Quello sì. E dimmi, Matte. Quando c'è un video solo non capisco nulla. No, dopo riprendo, quindi mi lascio giocare. Allora, vediamo un attimo. Allora, ti dico, Anto. Le claymore puoi o non cacartele. Boia. Beh, ottima idea andare di fatto contro un carro armato. Prova a usare degli oggetti. Para. Allora, se questa volta te la dico per dire una cosa, tra virgolette, inutile, però sei un coglione. Te le claymore le puoi raccogliere strusciandoci sopra, ok, camminandoci da sdraiato sopra. Sono oggetti che quelli tra virgolette bravi non li usano. Io in realtà l'ho usato per
battere giù boss. Sono morto praticamente. Sì, infatti mi conviene quasi morire. Ah, per forza, che devo fare? Passare questo pezzo adesso potrebbe essere un problema. Allora, intanto vi consiglio di prendere tutte le claymore. Sì, almeno sto tranquillo. Sì, sì, skip. Adesso volevo vedere un attimo il paesaggio. Cosa faccio a ucciderlo sto stronzo? Pensa bene. Sparare a un carro armato? Dov'è la bouncing, Betty? E guarda, io non ti dico niente, prova. Ora hai messo le Lamor, guarda che ti fanno danno anche a te, eh. Come ha fatto a non scoppiare? C'è una mina di uomo. C'è una mina di carne. Per favore. Eh? Dammi un indizio. No, ci devi bestemmiare un altro po'.
Senti, io l'unico consiglio, non è un indizio, un consiglio che ti do è: guarda bene che cosa devi uccidere. Devo uccidere lo mio dentro, no? Il carro armato. Esatto. Te hai provato a sparargli e non gli ha fatto nulla. L'omino però lui c'ha la testa fuori. Sì, ma non posso mirare, ma cazzo faccio a mirare? Esatto, con le armi che provavo non fanno niente. Se c'è un nemico da sparare gli sparano da sole le armi, cioè vanno in mira quasi automatica. C'è una razione, eh? Sì, infatti stavo tornando a prenderla. Pensa bene. Ricordo, mi permetto di ricordarti una strategia che si fece in una delle poche Warzone che ci siamo fatti solo io e te. I think you might be able to fool the tank's electric. Esatto, vedi? Perché sostanzialmente lui ti mira con un sistema elettronico. Madonna. Guarda che la sciatola la puoi tirare anche qui dove sei te, tanto prende tutta l'aria. Quindi che succede? Allora, l'ho capito, la pistola non servono, ma come cazzo? Sta dando un botto di granate. Ah, ho capito. Ok. Perfetto. La granata gliela devi tirare a lui. Ora lui era invincibile. Bravissimo. Cosa? È morto, ce n'è un altro da sparare. Ah, cazzarola. Però ho capito come si fa. Esatto, non è tanto difficile. Ti so però, come si fa. È uno sbatti, capito? Un po' una roba di coglioni. È uno sbatti perché in effetti si mi dà le granate, quindi era. Per forza. Sono tutti piccoli indizi che ti dà. Devo entrare nelle meccaniche del gioco ancora. Sì, infatti.
do un consiglio. Invece di prenderti il primo colpo, tira subito una cap, lui non ti può prendere col bazooka. Cioè ora gli dai tirare proprio di niente, perché gli hai fatto mezza vita. Sì, 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 sì. No! Eh sì, cioè non avevi vinto, avevi più la chap. Lui sì, se c'è ragione. Tutti la chap per disturbarglielo, lui il bazooka ce l'ha a disposizione. C'è ragione anche te. Hai anche come fare la gimmick, queste piccole cose qua si chiamano gimmick, cioè la soluzione tra virgolette veloce è questa. E ti dico, è questo qua niente rispetto a quello che vedrai tu. No, non ti fa danno, è stata per la chat, è solo per i dispositivi elettronici. Questo va, se ti le granate bene, con due granate che fai. Fatta cazzo. C'è un po' da capire le meccaniche. Poi una volta le hai prese va automatico, Sappiamo comunque che il bestione non è ancora sconfitto. Well, boss, I hope you are happy. He got the car. Wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon, much like you.
I would expect no less. See? I told you so, but I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, Shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him. Ricordo per gli amici che stanno seguendo da... Aspetta un attimo. Cioè, sempre nel mezzo alle happy, il matte, incredibile, se ti trovi non c'è verso, se lo fai a posta... Sta zitto anche te! Ok, questo sarebbe un buon momento per fare pausa e andare a lunedì prossimo, penso. Sì, questo è proprio un ottimo momento. Allora, io faccio... Sì, infatti faccio una cosa, aspetta un attimo. Allora, sotto il mio schema bellissimo. Andiamo a rimettere Matte. Matte si dovrebbe vedere. Inclusive perché Matte non si vede. Allora, ah, Matte riattiva la webcam. Eccolo. No, ma perché devi mettere il livello sopra quello della webcam. Allora, quindi ragazzi, allora, quindi Matte, eccola. Allora ragazzi, ecco a voi, boom, Matte è tornato in nostra compagnia. Innanzitutto vorrei commentare questa giocata. Sono state... Io voglio un tuo parere su Metal Gear. Sono state per adesso solo 2 ore e 52 di gioco. Dico solo perché, bro, Dio deve andare a lavorare domani, quindi è già mezzanotte. Sì. Sarà un percorso comunque sia lungo. È stata una premiere comunque sia, che adesso si sposterà da Altruzzo di Real Channel. Penso che andrò a giocare un po' a Call of Duty con i miei amici. Per chi volesse, nel mio canale ci si sposta di là per un altro paio d'ore, penso. O un po' di FIFA al massimo. E questo gioco per me è bellissimo. Cioè, veramente ho trovato un gioco di cui non sapevo assolutamente niente. E di che anno è questo gioco? Questo è del 99. Cioè, ti rendi conto? È un gioco fatto benissimo per essere del 99. Implementata la visuale in prima persona in un gioco da terza persona, io penso che sia una genialata. Sì, considera che Metal Gear è stato fatto in un periodo in cui il gioco era vista come una roba un po' scema, nel senso, con il personaggino carino, con la storia di uccidi il cattivone, no? E Metal Gear invece si è posto nel 99 a gamba tesa veramente a dire no, i videogiochi possono essere opere d'arte alla stregua di un film, ed è quello che fa, perché poi la storia, te ora hai visto neanche l'1% di quello che è Metal Gear, specialmente il primo, perché poi c'è molto la cosa, se mi passi un po' il termine, alla Bond movie, perché nell'ultima missione, nell'ultima... No, non ti spoilerò nulla, c'è però lo spiegone, no? Alla fine del gioco, questo in tutti i giochi di tutti i Metal Gear, ecco. Ed è molto molto bello, e appunto ha cambiato completamente le regole dei videogiochi, nel senso, se adesso nei nostri anni abbiamo un The Last of Us, è merito anche di Metal Gear, che si è posto completamente a gamba tesa e ha rivoluzionato il concetto di videogioco, assumendo doppiatori coi controcoglioni, facendo una storia enorme. Veramente, grazie a Metal Gear, se oggi il videogioco è quello che è, quindi è bello per quello. E poi un gioco fatto bene, anche se c'ha quasi 30 anni sul coppino, te lo godi ancora. No, è veramente fotonico, cioè io mi sono proprio divertito per questa prima parte del Metal Gear, e veramente non vedo l'ora di continuare. Peccato che si continui un giorno sulla settimana, purtroppo. Sì. Sarebbe da giocarci a dire tutti i giorni. E comunque ragazzi, vi ricordo, il programma della settimana sarà più o meno sempre lo stesso, lunedì Metal Gear, martedì gaming in generale, domani si va con Juventus Spezia per esempio,
mercoledì e venerdì interviste speciali a attori, doppiatori, musicisti, stelle nascenti. Se vi sentite, ragazzi, parte anche di questo, scriveteci in privato e poi le nostre incaricate, magari se sono interessate al vostro progetto, potete fare parte del progetto con noi. Il giovedì Red Frank passerà musica, anzi no, produzione musicale. Sabato, questo sabato, Juve Lazio. Dei prossimi sabato, DJ Set Live, se il Covid Time ce lo permette. Domenica sera, pomeriggio, la grande bomba, VG Mania, ragazzi. La grandissima VG Mania estate, dove organizzano viaggi, eventi e cose. Partecipa con i social party, ragazzi, da domenica la live insieme a noi, dove parleranno di viaggi e come, ecco, magari con ospiti. Sì. Animatori del vale. Fantastico. Comunque, a me sembra che come prima, ragazzi, Premiere è andata benissimo. Beh, abbiamo avuto veramente 20 followers, nuovi 20 followers, veramente, ragazzi. Tanta roba. Pensa te, hanno messo il follow pure vedendo come giochi da catto, Anto, pensa te. No, comunque, come ho giocato? Come ho giocato, Brodo? Bene, cioè, per una persona che non ha mai giocato Metal Gear, benissimo, perché sono tante piccole cose che te non sei abituato a pensarci. E ti ripeto, ancora non hai visto nulla. Ah, no. Ora un po'. A me queste cose mi piacciono, tipo telecamere e cose. Io ho giocato molto a giochi tipo Crash Bandicoot, arcade, che non c'entrano cazzo con Metal Gear Solid, ma comunque sia il tempismo è fondamentale. Questa cosa, cioè, la dico per i notturni, ed è una figata. Prima volta che dico ad Antonio: oh, ma prova a portare in live Metal Gear. La sua risposta è stata: ah, ma è tipo Medal of Honor. Tipo. No, tipo. Non proprio. Non proprio. È questo il bello, cioè. Io veramente ti invidio, perché te non stai un cazzo di Metal Gear. Ti invidio un casino. Non lo so. Sì, molto bella. Ok, allora, io vi ringrazio ancora. La live, ragazzi, sta per terminare. È stata una cosa bellissima. Matte, vuoi aggiungere qualcosa? Io aggiungo solamente che è solo l'inizio, insomma, di un grande progetto che abbiamo iniziato questa sera, ma veramente grande sorpresa, quindi veramente invito caldamente a seguirci ogni sera, perché ci saranno sorprese veramente ghiotte da scoprire, insomma. Sì. Social party, paura non ne ha. Social party, paura non ne ha. Ah, ragazzi. Dai. Allora, da Lettone è tutto. Dall'Italia è tutto, Lettone è tutto. Linea della regia. E buonanotte, signori. Buonas noches. Buonanotte.